Sì, diciamo, questo sarà il mio quarto anno col presidente Bartolini. Ho vissuto 3 anni a Giulianova, insomma, sono stato bene. E adesso sono pronto per questa nuova avventura, che diciamo, è il primo anno che vado in una nuova piazza che non sia Giulianova. Quindi voglio, diciamo, mettermi in mostra in un altro posto che non è quello della mia città. E come sta andando fino a questo momento? Beh, per il momento penso che stiamo facendo un buon lavoro. Penso che sarà sicuramente un cambiamento difficile come tutti gli anni e secondo me potremmo dire la nostra per il campionato. Sarà sicuramente un cambiamento difficile, come ho già detto, e sarà un cambiamento equilibrato. Penso che dovremo dare il massimo ogni partita e alla fine i risultati arriveranno. Ecco, chiudiamo come sempre con il tuo primo messaggio ai tifosi del Nerito. Presidente Nereso, del Nereto, dico che daremo sempre l'animo per questa maglia e spero che toglieremo tante soddisfazioni insieme. Sono stato 2 anni a Giulianova dopo aver fatto la Juniores a Castelnuovo. Ho fatto un anno di Juniores pieno e poi il secondo anno mi sono aggregato alla prima squadra e ho iniziato, diciamo, a fare presenze e a giocare in mezzo al campo con gli altri. Sicuramente il mister sta facendo un bel lavoro, ci sta insegnando nuove cose, nuovi metodi di gioco, molto palleggio, una cosa nuova per tutti, ci sta impegnando al massimo e anche il mister si sta rendendo conto che ce la stiamo mettendo tutta, infatti cerca di darci sempre consigli e di aiutarci in ogni momento di allenamento. Per quello che riguarda la tua stagione, invece cosa chiedi a te stesso per quest'anno? Sicuramente di fare meglio dell'anno scorso, sono un attaccante quindi devo cercare il massimo davanti alla porta, di aiutare i compagni, di trovare soprattutto il gol, di dare il massimo ogni partita per il Nereto, per questa maglia. Combatteremo ogni partita al 100% con ogni squadra, anche con quelle più forti, ce la giocheremo con tutti.